Buongiorno, vabbè, Andrea, ma siamo in questo mondo di boomer. Ora, io ti voglio bene, In in questo alcuni, ca in mondo alcuni di. casi possono entrare, cioè possono essere fatte così leggermente bene che ti possono fregare. Noi tanto ce ne Sì. andiamo. Però, cioè, io ragazzi, fino ad oggi ci sono arrivati 850 milioni di Fake. email truffa. E devo ammettere, nei 700 milioni ce ne sarà stata una, due, che mi ha fatto quasi aprire, perché erano fatte bene con il font. E poi vi ricordo che oggi come oggi c'è No, io Outlook prima o poi bisogna prendere una tastiera nuova che sta lasciando la muppa. Sì. Vabbè, voi non vedete Voi niente. non vedrete mai questa tastiera, perché questa tastiera penso ci potreste clonare, non lo so, Noi. noi per i prossimi 40 anni. O succede come il figlio della maialina, delle cose dei. Ma come si chiamano? Le Muppet? Sì, che però. Ah, comunque dicevo. Che quella situazione sì, sono tante cose. Secondo me. Un po' sì, eh. Cosa stavo dicendo? Mi hai ribloccato. Stavo dicendo. Ah, comunque ripeto, solo due ci sono sembrate abbastanza vere, quasi da spingerci dal giocarci. Ma poi finisce lì. Perché, cioè, raga, ce ne sono alcune che aprirle è un po' stupido. Uno, perché comunque adesso sistemi di posta elettronica hanno comunque anche loro all'interno un algoritmo di riconoscimento, quindi spesso e volentieri ve le mette in posta indesiderata. Quindi già quando è lì viene considerata spam e già li trappuzzi. E poi spesso e volentieri neanche hanno i loghi ufficiali. Quindi No, ma è infatti. come quando vi mandano un messaggio, nemmeno, un messaggio qui che fa: ti stiamo bloccando la carta, apri il link. Ragazzi, basta ragionare 2 secondi, fa: secondo voi la banca o la posta di cui fate parte vi manderebbe davvero un SMS che vi manda ad aprire un link? Ragioniamo. Ma poi c'è un modo molto molto stupido per sapere se un qualcosa è fake o no. Chiama l'azienda. Esatto. Aspetta. Ferma, no, no, non tira. Non tirare. Per tirare potevi via il PC. Dammi la dai. Addio, printer! Guarito? Mirko sì. Io sì, in teoria, cioè, anche se Comunque sono in comunque sempre in convalescenza fino a lunedì,
In teoria perché ti senti male? In teoria, nel senso perché in pratica io per lo stato sono ancora comunque, Ma là, sono più ci era male. andato a caso, ci sarà ritornato Questa qual era? a... Ah, È quello del mangiare in casa. Ci è già tornato per mangiare in casa. vabbè. Mentre io anch'io mi sto cominciando a riprendere, come vedi la voce sta cominciando a tornare normale. Ah, è vero, te che dici mi sta cominciando a tornare normale la voce? Sempre un po' bassa però. Perché qui c'è ancora il negozio che non si sa perché non ci Ce parli. l'abbiamo tutti in casa, Breter. Sì, pensavo di essere stato io ad averla attaccata a lui, invece abbiamo scoperto che è stato lui ad averla attaccata a noi. Perché Mirko ci vuole bene, ha detto se lo prende lui il Covid Però bisogna prenderlo vedi, lui. non lo dà su quello. Non è che è Sto su? sorgendo un dubbio. Che ci sia un altro negozio sotto? E Esatto. infatti. Era scontato alla fine lavorando e uscendo, no? Mirko? Noi non usciamo mai. Mirko esce Io dal lavoro ho e fatto rientra in casa casa. No, lavoro proprio perché non volevo. Mirko non esce mai di casa. Ti spiego, mi piacerebbe, ma ho due problemi. Uno, non ho visto sociale, cioè potrei averla, però ora c'ho veramente i minimi storici. E due, vorremmo evitare appunto di prendermi il Covid perché in casa mia diciamo che non è bello se arriva magari una versione. Ora, noi abbiamo Potente, avuto, con virgolette mille fortuna. virgolette, abbastanza culo che si è preso la versione Omicron, che è quella che spreada di più, ma fondamentalmente non ha grossi problemi sulle vie polmonari, eccetera. Ok, perché se no Casa c'era nostra è un stato un problema. po' un problema. Cioè, uno che ha Mamma problemi ha diabete, mio padre è stato operato operato qua alla gola, quindi. e ha problemi alle vie respiratorie. Quindi puoi capire bene che però purtroppo l'abbiamo portato, l'abbiamo portato lo stesso in casa. Per quanto tu, questo già vi fa capire la pericolosità del Covid. Puoi stare attento, puoi pulirti le mani, puoi tenerti la mascherina, che comunque continuate a farlo perché ci ha portato, Igienizzatevi, che stronzi. comunque il seguire le regole ci ha portato in 2 anni a non prenderlo fino adesso, anzi no, Beh, in noi tre. siamo fatto quasi 3 anni senza Covid. Ma sì, non cambia niente, prima o poi lo prendi, eh sì. Sì, ma noi volevamo il più po' che prima. Infatti abbiamo avuto. Ma Sì, anch'io, scusate. Ritorniamo sul gioco. ora, la Buoni. mia domanda è. C'è una S là sotto o è un No, pretzel? allora, vedo ciambelle, ok. Vedo quel dolce molto vulvico e ok. Cos'è che Questi cosa sono? ho detto? Non è la Che tipologia. sembrano dei pezzi di salame in carta. Non ho capito. Che roba è? Vabbè, vai. Saremo soli. È bello. Invece di lavorare. Ehi! Ehi! Oh! Comunque lei come la va, signor Almeno ci sto Breter? provando. Mi puoi dare un tavolo adesso? Voglio bere un Dai, che caffè. tra poco tornerà a dargli età dal Ma con che. pomeriggio. Con. Allora? Haru-chan. Non ti riesci a concentrare solo. Ma va? La porta. Gli calberebbe, infatti. Ah. Strano, Lui sembra quello di Lost. Quindi che anche lui in realtà non disdegna la tizia del procuratore. Beh, alla fine è una bella È un gioco, figliola. è esattamente uno spin-off di Yakuza. Lo spiegavo. È proprio ambientato proprio nell'ambientazione di Yakuza. Infatti, uno che lavora con il nostro protagonista è uno degli Yakuza. È un ex Yakuza. È Judgment. O L'ultimo. come direbbero i giapponesi, Judgmento. Questo è lunghino. Eh? Questo è lunghino. Ah, che usa.
sarà punta di stagione. Get speciale. Allora, noi purtroppo il problema per noi degli Yakuza è che sono in inglese. Sì, infatti, per noi è un... Cioè, non problema. Allora, ripeto ragazzi, per noi il problema non è l'inglese tanto tradurlo, è che ce lo renderebbe più lento appunto tradurlo. Siccome non avendo una conoscenza così spigliata dell'inglese, che passeremo più il tempo a tradurlo che giocarlo. E quindi ci verrebbe a noia e non lo finiremo sicuramente. Ragazzi, io lo ripeterò fino all'ennesima potenza. Tutti belli, tutti ganzi con il parlare inglese, ma io lo voglio nella mia lingua. Potrei anche voler sapere l'inglese come la mia seconda lingua e parlarlo come l'italiano. Ma vorrei lo stesso gioco in italiano. Perché? Perché è la mia lingua madre. Vediamo un po' che roba ci fa mangiare, E poi non parlo del doppiaggio, a noi mi basterebbe solo la localizzazione tradotta, queste qui, i sottotitoli. Araghe di pollo. Sembra vedere. Anche la nota. Ho assaggiato anch'io, devo ammettere che è il peggiore che avevo mai provato. Questa volta è tutta un'altra storia. Guarda che bello il mio caraghe di pollo. È un piatto che piace a tutti, no? Un po' interessante. Ho aggiunto del wasabi. Ecco perché è verde. Stavolta non ho sbagliato. Fammi sapere cosa ne pensi. Ah, guarda. Allora, aspetta. Karage è una tecnica culinaria giapponese nella quale diversi ingredienti, solito carne e pollo, vengono fritti nell'olio. Ah, sono quelli. È la frittura quella tipica giapponese che è buonissima. Che la differenza dalla nostra è che noi si fa con l'olio mentre loro lo fanno con la birra. Con un tipo di birra di riso tipica loro. Devo provarlo con lui. Vediamo un po'. Non so, penso che a lui adesso tipo lancia una fiammata. In realtà non è male. E lo wasabi sta un bel gusto. Se ci vedi un altro gusto, filo di sfida gli altri caraghi di pollo. Alcuni pezzi erano molto più pesanti degli altri. Gli altri se ne andrebbero senza finirlo. Forse dovrei diminuire. Non mi sai altre parole. L'idea base non è male. Sì, infatti. Caraghi di pollo. Credo che l'idea sia ottima. I caraghi di pollo con wasabi ha un appeal che altri stuzzichini freddi non hanno. Provi di migliorare l'esecuzione. Applica il wasabi in modo uniforme. Così il piatto avrà sempre lo stesso sapore. Una volta che cucini un piatto assaggio, ti scongiuro. Beh, effettivamente. Sì, in effetti un assaggio. Ecco, io questa è una cosa che non sopporterò quando mai. Quando la gente sperimenta e non assaggia i piatti. Ma perché cazzo? No, ma in generale. Cioè, tu cucini e non assaggi, ma perché? Io ad esempio sono il contrario. Mentre sto cucinando devo sentire il sapore. Perché deve, in prima di tutto deve piacere a me. Se a me mi fa cagare, cioè. E quello dico sempre, ma te daresti mai qualcosa? Siamo tutti. Cazzarola. Fosse un altro poppo. Il problema è che poppo l'abbiamo fatti tutti. Potrebbe allontanarci un pochino. Oddio, sai come se è come quell'altro? Magari perché esce ti ricarica la zona. No, già ieri non ce l'aveva. No, ma infatti secondo me è una cosa che sbagliano in questo gioco. Dovrebbero fare i compari quando davvero. Cioè quando è effettivamente possibile farlo la cosa. Se vabbè, no, non ha molto ieri ce l'ha fatto qualcosa prima di uscire o avevo già rifatto il giro? Chi me lo ridà quello punto schermo? Ma niente. Non ho idea, prova a ritornarci. Non se l'ha trovato il tipo che... Sì, senti, non era... Non ha mica detto niente il tipo, aveva detto solo della tipa e basta. Sì, sì. Tanto devi andare su. Non ci ho fatto io. Senza ammazzare però le persone. Non ti sei tipo aggressivo.
L'unica cosa che purtroppo sto trovando di strano, spero, no, sto trovando di strano però in questo gioco che è vuoto. È vuota come ci... Ah, c'è lei. In quanti siete? Sono solo, anche quando sono solo. Ma lo sai che non sono solo. Aia! Tanto qui stiamo mangiando come prima, sperando a sbaffo. Polo! Polo, anche quando sono polo. È vero. Sono polo, anche quando sono polo. Dai che non sono polo. Mi chiamo Miharu. Ah, è la tipa. No. No, ma deve essere ragazza. Ovviamente mi dissocio da quello che ho fatto. Noi vogliamo tutti bene, anche se vogliamo la risca. Ma soprattutto ricordatevi sempre, perché non si può fare pubblicità, che Mirko era così da PC. Chi? Mirko, chi? Guarda. Ma dici, ti trovi? Non l'avranno mai visto, Andrea. Non me ne ero accorto neanche io che c'era sulla cosa, la vedo lì. Andrea, guarda, ti sei drogato. Ma come? Che io l'ho visto solo adesso. E allora? sono molto né al lavoro né alla vita privata. Sicuro che ho fidanzato ce l'avrai. Se qualche amico interessante, digli che sono single. Non hai problemi a trovare un bravo ragazzo. A meno che non abbia aspettative troppo alte. Sono per niente schizzioso, ho scritto così. E sono dei gran chiacchieroni. Beh, spero che troverai quello che cerchi. Sì, vabbè, non dico niente. Dovrebbero un po' migliorare. Ah, sono due diversi. Cosa? Dovrebbero migliorare un po' le animazioni dei volti dei PNG. Perché sì, l'ho notato anch'io. Facciamo su in giù da casa mia al... Allora, casa nostra è di qua, se non mi ricordo male. Yes, sir. Non proprio. Siga! Oh! Ciao, perché non ti sei giocato oggi? A proposito. Provo a provare quello. Per l'ennesima volta con un'idea. La nota dice: grazie per aver provato il karage. Come hai detto tu, ho messo il wasabi in maniera poco omogenea. Grazie, Sweet! 27 mesi. Grazie, grazie infinite. Avete scelto l'okonomiyaki. L'ho mangiata quando sono andata a Sotenbori. Vedi? Ok. Siamo proprio così, okonomiyaki. Stavolta non ha detto che ha fatto un qualcosa di... Ha rifatto... Ha cercato di fare quello che si ricordava. Ha un sapore delizi. Picchia... molto bene. Bicchierozzo di birra. Bicchierozzo! Mi va scritto da noi. Scegliere uno. Il primo, dai. C'è tu una casa più... Ho provato il tuo okonomiyaki ed è gran luca migliore che io abbia... No, allora, mi dissocio. Tanti cagando lì. Mai mangiato. Mancava solo una bella birra gelata a fianco. A fianco. Ah, perché, scusami, anche quello che fa Io Samurai. Continua così? Facevo accento giapponese. Continua così, tu mio che san. Stai andando all'agora. Questo sembrava un po' più Banderas. No, è il, no. Il tizio dell'ultimo samurai. No, in realtà è quello dove si fa quella fa solo la giapponese. Quello è un po' razzista. No, è lui così. È un giapponese che parla italiano a quella certo. Non è razzista. I progressi che hanno fatto. Dov'è il razzista? In così poco tempo.
se anche il resto del menu è così buono, sono sicuro che il suo Izakaya sarà un successore. Però smettiamola, perché continua a suonarmi tutto tremendamente razzista. No, è come quando cerchiamo di parlare l'inglese si sente l'accento. Ehi, hey, mamma mia! It's my phone! Qua ha fatto caso. Sento fiducia nella mia cucina. Ora non avrò più problemi ad aprire mia... Izakaya! Scrive. Ma ora sorpresa con i preparativi, ci vorrò. Ok. Qualcosa che accadrà presto. Ora ci picchia nel suono. Ti prego, prima di caretta l'ho corretto, ok? No, perché detto così sembrava una minaccia. Un po'. Sono felice di essere stato aiuto. Sì, non te... Ma non parliamo della fine. Tanto se lo ricordo. No, è stato un piacere. Facci chiedere dell'affitto, sta vedendo. Perché tu chiudi la tua casa e poi potrei pagare tutto l'affitto che mi devi. Quindi mi mantengo permessa, anche se non ho fatto che mangiare. Perché dovrei pagare l'affitto. Anche questo è finito. Yo, andiamo a vedere se... Ma io voglio 5.000 punti, bastardi. Continuiamo a rifare il giro di dove non siamo ancora arrivati a casa. Allora. Visto che abbiamo riammentato un'altra volta la nostra... Il nostro worst pet. Oh, riesce a lui. Ehi, qui c'è un cliente che sta aspettando. Ah, bevo. Aspetta, ma sei... Io a tuo servizio, bro. Stira avanti. Seguimi. Tutti quattro, sono mio, se seguissi da così tanto tempo, bene, segui. Ok. Sei in cerca di un fidanzato, tra l'altro. Che meno... Ha detto che lo sta cercando, non ha detto che sei tu il prossimo fidanzato. Pensa che preferisce simpatici e divertenti. Sì, quindi magari se eviti di fargli la... Magari... Un po' più di che dire davvero tutto il tempo, se vuoi sapere che dice. Allora, mi hai raccontato di quando mio fratello piantò il suo braccio dentro il culo di un tizio, lo sventolò il giornale di un'anatra sventolando facendo e facendo finta che fosse una mitragliatrice. Non è vero, non è successo. Beh, se no faccio come quello di Postal. Di Postal, quello del gatto. Mi dissocio, che è un silenzio, che poi era un silenziatore, è una merda per me, non so come abbia fatto a fare successo. Io e non conto, it's a bad, it's a good. Sono esattamente un Don Giovanni, ma una tecnica finito. Tutta mia che chiamo Dianerchia. Allora. Y Yami ha sempre ragione. A abbandona, abbonda con le domande. Abbandonali! Gioca bene le tue carte. Ancora non l'hai capito. Ma devi farla ridere. E infine ignora i suoi messaggi. O se ti piace veramente, invitala fuori a cena. Ecco io. Ma questo è un po' io. Infatti si chiama, ma io ho una pistola. Allora Sweet, da te l'ultima cosa che voglio sentire dire, te è tre giocate che è il ferro e non l'hai usato, sai a cosa mi riferisco? E con questo la chiudiamo qua. Ce la puoi fare. Che fa? Sono messaggi in codice che Sweet dovrebbe... Non sono in codice, le capisco anch'io, è solo quelli che ci seguono che non capiscono di cosa parli. Non sapete di cosa parlo? Seguite le mie live del pomeriggio, stronzi. Ma comunque, adesso dove andiamo? Allora, giù, c'è tutto questo che però c'è da mangiare. Andiamo giù o a sinistra o a destra? A destra. O da finire quello di Notaro. Vabbè, intanto vai giù. Dai, andiamo giù. Tanto, aspetta, sì, intanto punto quello perché almeno quello si è già iniziato, quindi probabilmente non c'è
Oh, niente, facciamoci questa e andiamo a prendere Gelaero. Dove l'ha tirato fuori? Bella madonna. Di ferro. Quindi aspetta, ritorno dietro di te. Sì. Vabbè, io lo scroto. Io sento solo scuse. Ah, è la tipa che bisogna affitto. Allora, però sto andando a cazzo di cane, perché sono strozzo. Allora, quante torte mancano? Quella e basta. Perché prendo il tramezzino? Poi sono tramezzite e bacchette. Però ha cominciato a mettere la roba salata. Oh. Allora. Ok. Era fresca e ha tanta frutta, ma il nome non le rende molto giustizia. È un po' insipido. Ora che me lo dici, in effetti è un po' banale. Il nome accattivante è uno degli aspetti più importanti. Ah, manca uno. Ok. Ora quindi, ok. Andiamo a vedere lo stronzone. Vabbè. Allora, stronzone di qua. Bitstore. Quindi? Ti ha creato così tanti problemi? Sì, abbastanza. Sarà lui o lei? Lei. Pennato della camisana. E io come la sensazione che lei si imbadirà di noi e non del tizio e quindi sarà un... Vabbè, noi gli diamo 2-3 metri di... Già con questa musica da softboard in sottofondo. Io sento ancora scuse, spirito. Potevi usarlo 1000 volte e non... Comunque... Non so, ho tanto molto, ma una volta. Ma è un tipo a posto. A parte ha solo dei modi di muoversi che sembra un gatto con le convulsioni, ma strani sistemi di abbordaggio, mettiamola così. Posso sempre dire abbordaggio adesso? Rischiamo un'altra volta una denuncia dalle femministe. Che bello che io per ora sto facendo su e giù, non ho ancora comprato un cazzo io in questo posto, è fantastico. No, ora l'abbiamo completata. No, non ho ancora comprato un cazzo io in questo negozio, semplicemente... Ah, poi dovremmo comprarla. Allora, quindi dobbiamo andare in giù. Sì, perché finché ci ripestano. Sì, che sta cosa. Bravo, pestatemi. Sì, pestami. Bravo. E la vedi. Sì, no, va. Pestatemi brutto, 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 dai. Pesta. Nico, ti ricordo che non ci puoi stare troppo. Ah, Ganzo, sotto ti dice quanto dura il cono. Mentre se usi una ex ovviamente la finisci subito. Ok.
Andiamo a comprare chi poi. Quale sarà l'ultimo dolce? Bella domanda. Poi ne spunta fuori uno adesso. Cioè, l'unica cosa che mi viene in mente è croissant. Guarda il croissant, è E te sei dolce uguale. uguale. A me allora, molto del cibo giapponese Ti impiatta la mi vita. fa voglia di mangiare zero. È come vedere una ciotola di lardo, anzi, no, nemmeno di lardo, quello che mangi te La trippa. schifo di trippa. Che fai? Beh, Ok, il sapore può essere buono, ma visivamente è brutto alla beh. merda, eh. Io invece per tutto il contrario, io devo provarlo almeno. Soprattutto per i brodi. Cioè, l'unica cosa che mi viene a dire è provo tramezzini. Perché Di baguette. quell'altro sennò Tra sono l'altro qui in giro cosa bevande. c'è? Pane speciale, pane tradizionale. O se no il croissant. In realtà Che qui è un croissant sarebbe culo. considerato salato, No, vabbè, dentro ci puoi mettere le ma. marmellate. Ah, però. Non lo so, tu che dici? Un dolcetto burroso e croccante, c'è scritto Proviamo. No. E porca di quella vacca sudata. Quanto che ci è andato. abbiamo? E Ah! porca di quella gatta sudata. Vabbè, Allora. fatto sta che ogni volta che ci picchiano torniamo qua a comprare. Sì, però porca troia, quanto specifico. La crema è andata a male, può dare. No, mi pareva, in realtà mi sembrava vuoto. Ma solamente qui è quello lì, sembra puro Sì, atto di vandalismo le scritte sopra. a parte che, ripariamoci, in quanto in grafica i giapponesi hanno sempre fatto cagare la merda. Sono fermati allo stile pop anni Sì. 90. Stavolta è stato più svegliato e allegro. Ha bombato. Guarda, l'altro giorno mi ha detto che le piace molto parlare con te ultimamente. Non male che segui i tuoi consigli. No, non ho idea di dove portarla. Ti viene in mente qualcosa? Ma perché non lo che. Esatto! Le basta, poi viene da sé. Tanto uscite. Come sarebbe tristissimo. Ma io se ci avessi un posto che le piace senza chiedere La grafica giapponese è. Dai. Ma. Sì. No, perché. Sì, è una caponaggine, sì. Ah. Come si dice? Ti levano il respiro per quanta roba c'è. E la solita cosa la trasportano anche nei videogiochi. Infatti, Ma l'HUD infatti e lo cose sempre troppo invasive. si vede. Ecco. Allora, sono Sì. dell'idea, Sweet, dimmi se sei d'accordo, che le grafiche giapponesi funzionano se sono smaccatamente pop. Esempio, lo stile visivo di Persona 5 è fantastico. Perché? Perché è volutamente Pop, sì. ultra pop. E allora funziona. Se invece è il. Dovrebbe essere normale, quello Cioè, che c'è, esatto, pubblicità come. normale. Questo qui dovrebbe essere una cosa da giovani o roba del genere. No, sembra Ma avrebbe andato bene. comunque. Un cazzotto in un Perché occhio. un rispuntino c'ha tutti e pitti. Sì, sto cazzo, sto cazzo. Sono un di cose. Ah, quello dei gatti. Sì, ma in Persona 5 te l'accolli proprio perché è volutamente esagerato ed è figo da vedessi. Perché il problema molto dello stile giapponese, secondo me, è che fanno un mischione di roba senza un filo logico. Sì. Quindi magari ci vedi roba
ultra punk collegata al goth, ma collegata allora, all'ultra pop. Però ad esempio lì ci sta, perché è una cosa che hanno sempre fatto, è proprio nella loro cultura e sì anche nel loro stile visivo, se non teatrale, è tutto estremamente caricaturale e estremismo estremistico. Poi tenendo conto che da noi hanno subito la roba, ma tutta nel modo sbagliato. È sempre la vista piena. Siamo occidentali che ci piacciono i più pur... Sì, esatto. Non... Sì, no. Ma perché è una tipica cosa loro. Devono bombardarti di cose. Finita? Sì. Sono contentissimo. Ma io voglio andarci a giro col vestito su misura, però. Ma penso di cambiare tanto. E poi dai, no, se bribano ancora più picchietto. È una merda. Anche se i pantaloni che ho là a casa è un po' particolare. Sproto. Sì, questo negozio è molto occidentale. Ma infatti lo vedi, il Giappone infatti è quel picchio in un occhio, perché vedi così tanto internazionale mischiato a tanto dell'occidentale che alcune volte ti destabilizza. No, andava bene da vedere comunque. Sì, adesso vabbè. Magari ho trovato istruzioni nel mezzo che mi metto. Parla imparare, memorizzato insomma. Poi c'è anche questo qua da fare là. Ma ora voglio andare pure io in Giappone. Vabbè. Chi è che non può fare? Guarda, non lo dire perché purtroppo gente scema così. Ma sei Fujiko? Un pochino. Pizza là. Almeno sono onesti. Japan standard. Ok. No, ma perché quello dei giapponesi non lo direbbero mai Italian. Perché lo sai per quanto la tradizione, cioè proprio anche la tradizione loro culturale anche sul cibo. Non la spaccerebbero mai per quella italiana. La scivolata penso non ci beccherai mai nessuno tu, vero? Cos'è il conto? È partito con liscio e finirà con liscio? Che ti pagano loro la cena. Ah, infatti. Oh. E manca di qualcosa di dolce. Oh. Oh, ah, quindi dovevamo aspettare solo che partisse. Unica, l'inimitabile super torta di frutta. Ah! Ma una super. A me in realtà le torte di frutta mi piacciono tantissimo. Oh, abbiamo finito. Io ho mangiato il pasto. Sei sicura, Sweet? Sì, sì, quelli, ti dici quelli lì con la pasta frolla, la crema
E la frutta sopra, dici? Però deve essere buona, cioè, nel senso, Sweet, cioè, me la collo se deve essere tipo la cosa più buona dell'universo. Quelli anche io adoro tantissimi quelli. Io Perché sennò è un po' un problema. Cioè, non ho troppo se capito io perché la mangio un... zuppa Yume Cioè, ti fa cagare Sassi per un mese e poi me lo spieghi, se Smith. mangio un dolce con la conseguenza di cacare sassi per un mese, come dire... Non so che zuppa Yume ha mangiato, ma soprattutto esiste. Mi fa venire le coliche all'intestino. Sì, infatti, tanto ti serve Sarebbe... l'Ymir. Perché continua a prendere... No! Ah! E niente, sta scrivendo quello che vuole. Non esiste la Supai. Aspetta, c'è la Supai Umeshu. Questo normale andrebbe A bene. parte che la Supai Umeshu è un sake. Quindi deduco che tu, Sweet, conosci il sake, ma non la frutta, cioè la torta, penso la torta te la sei inventata. Sì, perché è dal sake. Secondo me, Ho questo allora, prodotto strano. secondo me, Aspetta. è che Sweet ha bevuto il sakè e si è sognato quello. Sono crispy tipo patatine. Poi effettivamente qualcosa esiste come sono. Ah, ecco qua. Sono gli stronzetti di Sì, cioccolato. quelli che sono Ok. fatti per il sake accompagnati. Cazzo, sono di... Comunque, esiste Bello, quando vado davvero. al sushi mangio cinese. Comunque, esistono davvero, ma soprattutto il Supai Umeoshi, mi pare, Umeoshi, è un sake. E continua a dire che potevate fargli una bocca normale a sta tipa. Ciao, bella cardosa. No, ma c'è così. È totalmente sproporzionata. Cioè, Ma perché? hanno usato l'edito di Dark Soul. Ok, quindi. Il sake, sì, vero, buono. E il suo Sì, essere caldo cazzo. è anche una fregatura perché lo butti giù come se fosse acqua. Allora, Ed è la sì. prima volta che mi ritrovo a dire che No, aspetta, di qua. caldo è buonissimo. Infatti, Però il se non problema mi è ricordo che male, infatti, sa che va... fa subito caldo. C'è solo un problema che è troppo buono. È un po' come il liquore quello È greco. come no, è come Jack Daniel, la crema di Se la whisky. crema di whisky le butti giù troppa. Salve. Sì, ma contro i banditi nemici non esperiamo di Ex. No, hanno usato l'edito di Elden Ring, che non è nulla, l'edito di Dark Souls. No, infatti, no, no. Dark Souls 3. No, un po' l'hanno migliorato in realtà da Dark Souls 3. Ah, era quello che si Allora, guardava io di il dell'edito di Dark Souls, io apprezzo una cosa sola. mostro che Il spettacolo. modello... No, dico l'editor. La versione maschile. Che almeno non è... Non sembra Ken di Barbie. Sì, Cioè, c'ha quel po' l'effetto pancetta. danno. Sì, ok. Però il problema è che non puoi prendere lo stesso modello, stringere un po' le fianche e fa, ma sì, va bene, è una donna. Cazzo, gli mancano i Vi testicoli! ricordo, e vi ricordo che comunque From Software ha creato Demon's Souls, non quello di Bluepoint, ma quello originale di From Software, e le donne nel primo Demon's Souls sembravano donne. E perché c'erano anche le armature pensate solo per il sesso femminile. Poi non si sa perché, cosa che si è persa. Visto che è giunto... vedi?
In realtà noi abbiamo praticamente svoltato tutta la, sì, tutta la attività gastronomia di questo quartiere. Esatto. Vabbè, ma quello lo fanno anche a Software House. E anche questo è finito. Stiamo finendo tutti. Ecco, prima o poi. 15 manca? No, per 7 punti. Vi odio. Ma c'è tutto quello laggiù in fondo. Quindi e sì. Basta. C'è quello laggiù in fondo. Vai. Sì, ma mi fa ridere che sia il miglior edito mai fatto quando lo stesso. Vabbè, ma che dici? Ma che la gente. C'è più scena piega. Ma perché ormai la gente mischia il. Mi ha divertito, quindi non è. È un gioco per forza bello. Oh, aspetta, fermo. Fitto, sì, bravo, bravo, bravo. D'accordo anch'io. Oh. Che era in questo? Sì. L'ultimo. Almeno ci abbiamo bisogno di farsi menare tutto un continuo. Giustamente perché l'abbiamo finito. No, però almeno ora si possono fare il giro dei locali e comprarsi tutta la roba. Beh, per fare cosa di punteggio. Hai ragione che te. Sì, l'avevamo tagliato perché ci eravamo accorti che se no non si finiva più di giallo. Secondo me saremmo ancora oggi a cercare di finirlo. Sembra ovvio. Del tè? Del tè? Non dovrebbe essere quello che ti ripulisce la bocca? Prova. Sembra fine perché c'è la cavidezza pure del pesce dalla bocca. Sarebbe sempre moltissimo. Sì, lo rompi molto velocemente. Basta anche la River Blood nostra finale. Cioè, Sweet sono al New Game Plus 3 e praticamente ci bisciotto i boss. Manca, aspetta, un trofeo e poi l'ho finale. Manca il finale standard. Ah, questo non è neanche troppo lungo. Ora però come lo facciamo a ricaricare? Già, che ora aspetta farli fare tutti più alti. No, in realtà abbiamo indovinato, è il tempo. Capiro. Quanto ci sono fissati loro con. Anche perché se avremmo sbagliato ce l'avrebbe detto. Mica però, E infatti ho deciso anch'io a farlo zenzero, mi sembrava strano lo zenzero.
Luxury Boy? Ma probabilmente il tè verde da noi non lo fanno perché appunto sarebbe strano il tè verde. Guarda se puoi uscire, basta, senza contare. Arigato gozaimashita. Forse non ci siamo allontanati abbastanza. Non lo so. Vabbè, se per quello lo associano anche al regno dei, dei sogni, Tapiro. Quindi c'era un altro che bisognava sentire. Facciamo su e giù. Tanto ci manda strada. Che è sempre quella dei tipi. Ti ha derubato! Ha rubato tutti i soldi! Beh, l'idea che avevo l'idea allora è quella. Vediamo un po'. Mi piacciono i delfini. Vuole il delfino curioso che li fa. Oh! Oh. Guarda, vedi il fine l'acquario. Questo pezzo sia una traduzione un po', un po' italiana. Un po' una localizzazione. Vediamo un po'. Sì, anche perché fai, dilli cosa fa, ma come? Dai, cioè... Mi basta il posto a me. Beh, alla fine gli yen per noi italiani tornerebbe neanche male, perché era come le vecchie lire. Almeno per quelli vecchi come me. Grosso modo utilizzare gli yen, era come utilizzare ai tempi le lire, praticamente. Ma ci pensate che solo nell'arco della nostra vita già quante cose sono cambiate nel mondo? Di come siamo passati velocemente dall'analogico al digitale al web? Io usavo i 6 stealth addirittura. Come si chiamava quello fiorentino? Fiorino. Il fiorino, ok. Però se stealth mi sa che sono quelli romani, vero? Beh. No, ma perché Sweet si sa che è un non usare armi. Esatto. Ma tutti? Però come la porta va e esplode comunque. Vabbè. Cazzo sta là. Allora? Sì, se ti devi comprare qualcosa per forza prendi quella forza meno per, semplicemente per curarci. No. No. Devi riempire il succo di legumi. Eh? Yagami-san! Perché non mi sopporta a quanto pare? Effettivamente ragione, come hai fatto a farti assumere? Tokyo ha una credibilità del 90% concentrata sul tra... La salsa di soia? Ah, ok. Fatta con un legume, la salsa di soia. Sì, la soia dovrebbe essere un legume.
Sì, mi fai mettere la soia, visto che questo è il ristorante sushi, cosa dopo di bere? Non è che ci sta mettendo una mano, proprio non sta a fare... Effettivamente come l'ha assunto? Non lo so! Ah, ma perché non è neanche giapponese, quindi? Sentite tutti questi termini strani. Aspetta, scusa, chiamalo salsa di soia, ma che cazzo me lo chiami a fare? Salsa di legumi, ti do una capocciata! Arigato gozaimashita! Ah, il terzo è l'ultimo. Cioè, nell'ultimo finalmente tira fuori il coltello, sgozza il tipo con... Parla giapponese strozzo. Cioè. Le mutande di Cristoffo. Oh, ma ora te lo usciamo, c'è... Cioè, balla, grazie. Prima quando non li volevi, quando li volevi ti venivano, non si vengono mai. Adesso faccio due metri e sì, trovo lì. Guarda un po', che strano, eh? Bastardi. Allora, vediamo se il rapporto amoroso come funziona. Fate una cicletta. Dimmi tutto. Oh, gliel'ha chiesto? Guarda un po', che c'è? È andato a buon fine. No, non l'avrei detto. Te l'avrei mai detto. Te l'avresti detto? No, no, no. Non è... Per niente! Ok, i biglietti dell'acquario. Vado tutto bene. Siamo solo in amicizia? Mi sembra un appuntamento. Cosa c'è stata? Cosa deve mettere? Penso solo a divertirti. Ma no, metti la cuccia nell'orecchio che è un appuntamento, perché il tizio ci sta a provare. E anche violentemente. Sarebbe carino trovarcele tutte e due nel pezzo finale. Eh? Arrivi, vedi, senti. Non c'è nessuno di questo punto. Sì, sbattimi, bastardo, no? Quello del lei. Sì, fanno come quei piccoli giapponesi dove lei ti serve ma lui in realtà sotto che ti fa di tutto. Esatto. Ah, ma non c'è lui! No, no, non vedi lui, vedi semplicemente uscire la mano da sotto che fa. Proprio questo. E quando vedi una cosa del genere capisci tutto, fai ok, passo dopo. Game Center. Che andiamo a diventare un game. Pensare che ragazzi anche in Giappone stanno chiudendo le sale giochi. Si spezza il cuore. Eh? Davvero. Allora. Ma perché c'è la solita tipo che mangia? No, ma... Mette via i sandali. La gente in sushi dovrebbe ricordare dei sandali. Ma le scarpe no. I sandali piatti potrebbero essere i piatti di sushi? Sì. Non ne ho più... Non ne ho la minima idea. Quindi come sushi, se riguardi il profilo, siamo dei sandali di legno, no? Proprio lì. Ragazzi, ma che sono un cazzo di genio io? Sumimasen deshita. No. No, quello che ti dice tuo capo è quando sei a casa ripassi. Picchiato! No, hai fatto bene invece. Perché rotto no, più che altro è che stai rompendo coglioni a un cazzo di cliente. Sei arrivato qui a mangiare, non fai una bolla pubblicità tutte le volte a chiedere a me
di cose che dovresti sapere tu. Anche perché, come dire, lascerebbe un po' a desiderare. Che fa se Guarda, non qui sulla sai neanche. criminale. Qui sulla sinistra è un altro criminale. Vai lì, io non so appena le vedo. Tenendo conto del fatto che sono anche gli unici che girano in tre, ma a parte quello, ma direi che vai quell'istituto è una cazzo, sono un criminale, secondo me. No. È bellissimo, vedete che non capisce. A parte che il personaggio più bello qui è il nostro amico Yakuza, che è il più stiloso di tutti, con la camicia più stilosa di tutti. C'è troppo questo. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' e com'è andata. Ripeto, con tutto questo io non ho ancora mai ordinato un cazzo di niente. Allora, vediamo un po' com'è andata. Subito così è grounded. Ora però un po' meno, Saitan 3. Assurdo che qui. Due sciacole. E tra un giro di che due caccole. Cosa sono le sciacole? Penso sia caccole. Mamma Gong. Ah, ok. Ah, scusami Sweet se non sono veneto. Ah, chiacchiere. Infatti tra un bicchiere di un sacco. Mi tiravi fuori i tuoi perché, i tuoi anni, i tuoi però. Benvenuti sui fratelli di stonaggine. Guarda che la canzone è molto più stonata di questa. Allora, che fai doppi? Allora, Zit, non sapere i vocaboli dialettali, tutto non è ignoranza, è semplicemente buon senso. No, che non ti serve. Non sapere il linguaggio dialettale. Però sì, effettivamente è comunque cultura. Sapere il linguaggio dialettale vuol dire che sappiamo l'italiano. Ed è quello che conta, perché noi siamo toscani, noi sappiamo l'italiano, non quelle linguacce mezze miste che parlate solo voi stronzi, vabbè? Che gli distorci. In realtà sono bellissimi i dialetti, però. Gli idiomi, vari idiomi, tantissimo. Dialetti in Italia sono tutti fantastici, anche perché comunque sono parte della cultura di come sono nati quei dialetti. Biscoro lo conoscono tutti perché è italiano. Anche se perché non è dialetto, è un intercalare. Piatti dalle se. Oh, alleluia. Quindi abbiamo fatto tutti perché non è spettato fatto una nuova. E più sblocchiamo prodotti nuovi. Ok. E ora c'è da vedere se la tipa. E ora c'è neanche la tipa. Vabbè, effettivamente se facciamo questo abbiamo fatto tutti. Ripeto, a meno che non ne spunta qualcuno. Mirko, mi ricorda quei pinguini. Sono stati ricordi già del martellone. Devi anche fare quello del. Non si era finito quello. Quello del martellone. Sì. Quello del. Toscano comunista di merda. Brucia tutta la tapera. Sì, magari non lo leggere ad alta voce la roba di Sweet. Perché se no ci chiudono non questo, non solo il canale, ma ci arrestano. Eh? Yagami-san. Oh.
Vieni, ti faccio vedere perché. Guarda, sono tutto bagnato. Whee! In realtà dovreste leccare un po' le chiappette a quello che dici te, Sweet. Visto che è grazie a quello che l'Italia è rinata. Ma lascia fare. Succo di mutandine. E anche questo fatto. Arigatou gozaimashita. E niente, abbiamo fatto. Dal po' in giù l'Italia non c'è più. Ah, ok. Per tutti i terroni. E come diceva Lesi. Sì. No, allora siamo... abbiamo cappato tutto. E ora quindi andiamo. Sì. Anzi, guarda, a prendere. Vado a mangiucchiare. Casomai fai una cosa, te. Visto che prima di andare che la vorrei seguire anch'io la storia. Chiappa dal coso dei punti. Dall'app. Dall'app Kamurogo. Vai in negozi e piano piano li visitiamo tutti, vogliamo prendere 10 punti. Piano non troppo. Ci sono comunque. Vabbè, che parte faccio prima, fa così, scusami. A posto, Sweet, ma sto fine settimana? Domandona. Ecco, una cosa che non so come prenderla di Marco è che non è molto bravo nell'organizzazione. Cioè, già noi siamo, cioè noi, okay. Già nel nostro party c'è un po' di ciaccioni. Poi se il master, diciamo, è un po' difficile. Allora, Holy Almai. Arigatou gozaimashita. Più donna. Allora, negozi. Allora, il Gyudon l'abbiamo fatto tutto. Ok. Questo un poco. Ok. Comunque davvero, Sweet, peccato non le segui più e ti capisco, perché vada bene, ti capisco tantissimo. Però porca miseria, se Xandria Unlimited, Calamity, l'ultimo che hanno fatto, porca troia, se è bella. Cioè, l'unica cosa che mi dispiace di lui è... non è fluido, per assurdo mi cambierebbe vederlo per un prodotto in stile Entail, ovvero chi fa una campagna mai editata, verrebbe una mina incalcolabile. No, dovrei entrare di qua, suppongo, e poi fare così. Ah, grazie. Fa piacere. Posso? Allora, quindi.
Alta roba. Finita. Sa, ikka. Ma per esempio, invece perché mentre aspetta Andrea ti ho fatto scoppere inutili. Ho visto il film, l'ultimo dove c'è anche Radcliffe, quello di quello che faceva Harry Potter, che è guarda Let Me See Now 2. E porca troia, lui è bravo. E di lui mi sono visto anche, aspetta, come cazzo si chiama? Quello che c'è lui che praticamente le hanno incollato le pistole alle mani. Cazzo, non l'avrei detto. Ma lui effettivamente, lui, porca troia, potrebbe averci lo stesso problema di Leonardo DiCaprio, vero? È un ottimo attore, ma sta per sempre inchiodato a quell'Harry Potter. Sì, ma infatti, ripeto, ti capisco. Cioè, ti capisco benissimo. Questo. Questo lo posso. Quindi, per l'amor di Dio, ti capisco. Beh, la vediti che quella è veramente figa. C'è anche tutto un. Tutto un pezzo con le. Giuro invece che in mentai internet caffè ci avevo letto hentai, ho detto molto figo. Tra l'altro c'è a un certo punto che c'è tutto i feels con la roba familiare, che a me, cioè, se mi tocchi una cosa del genere io piango come un bambino idiota. Qui manca questo, 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 questo. Sa, ikka. Arigatou gozaimashita. Cazzo, qui ora mi spellano il buco del culo. Porca troia, se mi hanno spellato il buco del culo. Holy almighty. Arigatou gozaimashita. Pendaccione. Degli spendaccioni. Qui abbiamo già mangiato tutti. Ok. Ok. Qui manca questo, questo, questo e questo. E meno male non siamo in San Andreas, perché sennò a quest'ora c'era il nostro personaggio alto che panza. Cioè, a parte che ci avrebbe avuto bisogno di uno stomaco e, cioè, tutto il sistema digerente nuovo. Praticamente ci ha fatto la ossa nel munto. Dai, su. Muori. Tacchio. Allora.
Quindi questo mi pare l'avevamo finito prima, giusto? Irasshaimase. Ah no, c'è questo. Sa, ikku ka. Arigatou gozaimashita. Grazie, ho preso 500 yen di sushi, brutta merda. Come di sushi? Quelli di prima ce l'hanno già comprati tutti? No. Ah no, perché c'è quello nuovo. Allora, aspetta che me ti faccio vedere dove sono andato. Allora, ho fatto da qua, sono venuto ta tutti questi, poi sono sceso, sono venuto qua e poi facevo una risalita e cioè così adesso. Se no comunque tanto c'è da guardare questo e poi tutta la parte così ce la fa. Okay. Mirko, sei un frido, frido, frido. Allora, andiamo un po'. Ma perché sei andato? Quando lo per... Ah già, è vero, c'è la mappa. Allora, andiamo un po'. Perché qui c'è anche l'alcol. Ah, questo è da ricordarcio. Arigatou gozaimashita. Vediamo un po' se effettivamente posso comprare qualcosa per l'alcol. Quello era qui, no? No, allora era qua. Ah, l'avevo già fatto al massimo quello dell'altro. Solo non ci sta se muore, quindi vediamo se riusciamo a trovare. Io non andrò mai dritto, esatto. Mi vedo un po' sciocco. Ah, allora. Sì, dimmi. Ok. La battaglia dell'Alz. Sì, almeno mi levo un po' di dell'alcol. Ok. Potrà bere occhi chiusi. Infine chiederò quale caffè era. Ok. Eh?
sono l'amaro e l'aspro. Molti descrivono questi sapori come forti o persino pungenti. Sapore più difficile da cogliere la corposità. Può essere una sensazione molto volatile. Scriviamo così. Sapore ricco e profondo che rimane a lungo in bocca. In altre parole, non è per tutti i palati, ma non è per niente aspro. Non ho una sensazione generale. Questo ti rende speciale? Ok. Giamaica, caffè miscela, guatamole, tequila. Allora, Giamaica è profondo e amaro, con delle note dolci. Di solito non serviamo insieme le nostre colazioni. Ottimo per attivare i neuroni. Non è tenuto di fruttate e acqua. Ok. Acidità marcata. Non me lo ricorderò mai queste cose qui, ma mai. Andiamo un po'. Se do una bella occhiata alla tabella e mi segno bene i sapori. Vabbè. E devo. È un sapore pungente. E che aroma. Questo sì che mi ha svegliato. Aspetta, ce l'aveva detto. Era il. La miscela. Era il caffè miscela. Gli ha dato una svegliata. Ma visto che roba è? Io stavo girando, ho trovato un negozio, c'era un altro da fare. Che mi svegli, non è che mi svegli. A me il caffè per cacare, quindi. E non si vergogna. Tornarci qui 3 2 2 3. Allora master, ah no, è vero, no, sei tranquillizzato. Perché nella zona di prima non ci ho fatto caso, ma c'era, infatti c'è anche da finire di prendere, c'erano gli alcolici. Però stiamo già smaltendo un po'. Ah, partiamo di qua. No, qui è fatto. Okay. Che di qua però facciamo attenzione perché qui dentro ce n'è. Che abbiamo scoperto essere. E qui ancora abbiamo comprato un cazzo, sì, tra l'altro. Sono curioso di sapere cosa c'è. Guarda, sono tutte e due.
いらっしゃいませ。I soldi hanno una velocità disarmante. Vabbè, bisogna. Ah, va, ci ha fatto abbassare tantissimo. Obrigatura. Allora, prima allora di fare questo. Ritorniamo al ristorante. Se riesco a finire di spevazzare. Qui niente. Ma cosa sempre di queste più passive? Mi fa sempre piacere. Due che puoi prendere comunque da 100 punti. Non è che ne prendi sì. Due. Basta. Ah, quindi adesso io ad esempio se vado qua quello con la corona e il coso vuol dire che abbiamo preso tutto. Infatti vedi mancavano due drink. Bello che in questi giorni non siamo andati avanti con la storia, ma abbiamo fatto 100 milioni di cose. Vorrei sottolineare questa cosa. Ah, il banco dei pegni dovrebbe essere. Vabbè, posso guardare. Cosa facciamo questo qui del... Allora, il burger sarà guarda. Danno soldi per me possono venire. Questo si era comprato tutto. Sì, che ci ha provato tutti. Ok, quindi di qua. E non è il cazzo, Don. Vuoi un po' di cazzo, Don? Chinica. E anche tu. Vai un po' di cazzo, Don! Influenza? Perché? Ho completato le missioni commerciali. Madonna. Perché non sei l'unico ad aver comprato un po' di cazzo, Don. Allora, curiosità, come si chiamano i negozi qui? C'è il... Vabbè, Ringer... Aspetta, Ringer Hut. Gindacon Hype Ball Tavern. E questo è il caffè che è quello dentro. Questo è Ringer Hut. Che avranno qualcosa questi perché non ci ha dato il coupon, no? Quindi spunterà altra roba. Poi... Ah già, questo che è proprio qua. Che non siete alcolici. Alcolici. Chinita. Ma sì, sto portando di vita. Cammina tutto storto? Sì, guarda. Non solo io che sto facendo così, è lui, eh.
Ti ho dato le tre conchigliette. Da guardare se il banco dei pegni. Banco dei pugni. C'è da vendere anche qualcosa per fare un po' di dinero. Okay, invece mi ricordi che mio figlio poteva anche morire. Questo è una cosa. Dipende da cosa trovi, cosa mangi. Ricordiamoci quello che bisogna. Allora, tu mi hai detto che tutto di qua, niente, quindi lo fa tutto di qua. Sì. Comunque posso fare... Che cos'era? Studio legale. Studio legale. Ok. Oh, gallo. Ah, questo è quello della bistecca che ho già comprato. Qui ci spegneranno il periodo di culo. Penso di sì. いらっしゃいませ。ま、スタ。ま、ほら、ここで何だ?で、ピン。気に入った。ありがとうございました。e non si è accusato, quindi spunterà sta roba. Allora, il banco dei pegni, se non ricordo male, dovrebbe essere esatto. Il banco di la Madonna. No, sbagliato. Allora. Come ti hai bisogno di soldi? C'è una boccia. Io però uso. Perché c'è quelli da 100. Sai, ripeto, io nei videogiochi, ok, le abilità attive sono quelle ottime perché quello ci fai veramente danno, quello che ti farà a te. Ma le passive di solito sono quelle che ti salvano il culo o ti rendono molto più facile molte cose. Questa cosa è terrificante. Io secondo me per fare la versione moderna lo fai con il tizio, quello di Instagram. Che Docker. Stranamente a lui la cittadinanza italiana la stanno dando a velocità supersonica, strano. No. Perché nella strada di là. Allora. Sì, infatti. Progetti. Fazzoletti. Ma quello ci può essere comunque. Ma. I piatti. Sì. Le conchiglie. Arigato gozaimashita. Sì, comunque un piatto non lo vedo. いらっしゃいませ. Sì, ma le conchiglie? Quello che ci hanno dato prima? Non lo so. ありがとうございました. No, vuoi gli oggetti? Non è che ti vuoi tanto quello che per questo.
Facciamo un bel. No, no, dicevo come. Non ci sono. Sì. Ok. Perché sono materiali. Ok. Come la conchiglia graziosa. Ok. Strano, ma ok. Allora, intanto leviamo. E io devo finire. Aspetta, qual era quello che dovevo ritornarci perché non. Non so, ci sento tutti lì. C'eri già anche ora? Mi ci ho visto solo uscì e mi sembrava su questa strada. Era lì, era lì. Da questo? Allora aspetta, forse è quello dove c'è le tipe. È una di questi qui. Non tu, probabilmente tu. Vai, mi ristecca così in aria. Perché ne avevamo già 5. Allora, la tipa dentro sarà finito. Come stanno andando effettivamente i negozi? Beh, un po' di coloni ci sanno. Che peccato che questo non ci dice. Ora nel Bais. Bankman. No, non ti dice dov'è. Ah, questo è proprio puppa puppa. Questo è proprio. Okay. Ma ce n'è tanti proprio. Ah, ma anche sì. Club Siga addirittura. Qui è lì che devi fare, scusami, a Club Siga. Non lo so. Dead Souls. Ah, devi finire i giochi. Ah, che infatti sono arrivato ai primi tre. Poi c'è sfida in solitaria, moto raid, doppia sfida, più. Gioca a frecce. Ah, beh, questo poi. Ammazza draghi. Alla fine. Non dovevo vederlo, vero? No. Soprattutto dico il no, diretto. Aspetta che noi qui c'è una rete soldi. Ma i soldi sono per PL. Quello si è fatto ora perché era la rosticceria. Quindi tutto a diritto. Le rosticcerie. Esce una butta. Mi caga. Ah, spruzzo. Ma che felicità. Questo penso sia quello del. Trinca trinca. Se ti critica tanto non potremo avere niente. Lasciai ma se. E quello è il gioco da freccere. Che giocarci un re ubriaco non penso sia proprio la scelta migliore, che probabilmente ti giri e ti dai una freccetta nel collo al barista. E non è fico. Lasciai ma se. Ah, qui mi sono posto. Arigato gozaimashita. C'era una filiale. Una scusa di uno che si è già usato. Sta
se quello fuori non è stato inquietante. Che lui sembra Giovanni Rana giapponese. Quanti soldi. Ma la tipa ormai ha deciso di girare a cazzo così per la cittadina? Sì. Ok. Poi c'è un negozio, una cosa sembra una cosa commerciale, ma non c'è niente scritto niente. Per questo? Vedi? Le chiavi? Che probabilmente dovremmo fare una copia di qualcosa. Non ci sa veramente più un cazzo di soldi. Allora, stavo di chiudere la live. Sono 9:30. Che ne so, te sei pazzo. Grazie. Finalmente andiamo a fare un po' di quest principale, dai. Sto smongolando. Ma mi dissocio da quello che ho appena detto. Salutiamo tutti gli abitanti della Mongolia che so che ci seguono sempre. Siamo molto seguiti da quelle parti. Aspetta, lui non è sopra? Se non ricordo male. Sì, in teoria sì. Perché ha detto di quando si fece l'appostamento. Kitaka. Aikawarazu naka no yousu wa mienai. Dou suru? Mazu kyoukou toppa wa nashi. Teki no kazu ga wakaranai shi hitojichi wo tate ni sabe. Hensou mo sasuga ni keikai sareteru darou na. じゃあどっか侵入口見つけて忍び込む感じか。ああ、それしかないな。そうだろうと思ってよ。いい作戦を立ててくれる。ドローン？へえ、どんな？まず俺がビルの正面で騒ぐ。で、連中の目引いてる間にお前が入り込んで人質を連れ出す。作戦ってそれだけ？バッチリだろ。あ、まあ。で、目を引くって何やんだ。それはそん時がクリアわかる。ただまあお互い体の張り時だ。おお、なるほど。中で女の子が心細くしてんだろ。早く助けてやろうぜ。わかった。では、ダウン。俺は侵入口を探す。見つけたら合図する。オッケー。なんや今の。おお、村瀬のクソガキいるか。元松金組の怪盗だ。村瀬出さねえとこのビル燃やすぞこら。おお、上等や。そこで終われ、逃げんなや。行け、タボ、今がチャンスだ。分かった。まあ、なきちょうどもっとあるけど。c'è da dire una cosa. Ho fatto veramente bene. Vale moria. Nanda, maerova. Murase o dase tsutten da yo. Zako ja hanashi ni narane. Hayaku yonde koi. Okay.
Come devo fa? Devi allineare le lineette al... Bello che se l'hai già scassinato le lineette rimangono lì. No, è che ho potenziato la passiva, Mirko. Ora ci fa vedere più linee. Ah, ok. Forse tutte addirittura. Vai con i pollici. Poi aperto e chiuso anche usando il vecchio metodo del cavo flessi. Ah, quello che ho potenziato. L'ho fatto benissimo. Poi scorri il cavo attraverso la fessura della porta. Ruota la manipola dall'altro lato della porta per aprirla. Ah, è tipo quella di Skyrim. Devi fare così. No, Batman. Cioè, vediamo un po' se si capisce bene. Dovrebbe, penso. Non è che ci siamo molti. No, è che devi seguire il fascio di luce, penso. Infatti. Ah, no, devo stare nel fascio di luce. Yes. Ah, sì? Vedi. Ah, ci sono, io le pensavo. Cosa te lo fa fare anche contemporaneo? Aspetta però. Non è che ho lasciato anche qualche segreto in più? Hai trovato la Taurin. E quindi non avrebbe uno sproto enorme delle corna? È ripartito un po' male, che sembrava che ti venisse lo scroto. Beh, ogni tanto i maschi hanno il piccolo problema di avere quello che si chiama scroto, però. Come dire. Thank you.
Dovrebbe essere su questo piano. E lui lo dice perché se la sente dentro. Fortissimo. Perché ha visto una marea di gente in realtà. まだ元気があるんならいろいろ喋ってもらおうか。 Dov'è la ragazza? No. さらった子はどこだ? いや、応接室におる。 応接室だな。素直で結構。 Il codice della porta. 応接室の扉の暗証番号は? Anche perché a noi non ci interessa nessuna cosa malinconica, noi siamo qui solo per la ragazza. No? Jokyo rikai shita hoga ii ze. Kocchi ha jikan ga nai nda. Mou ichido dake kiku. Kore ga saigo no chance da. Osetsushitsu no tobira no anshou bango wa 1370 ya. Ok. 1370 da na. 1370? Quindi loro dicono proprio 0? Zero. Sì, sì. No, ascolta. Bisogna guardare anche di là, mi sa. Là. Sì. Era quella più lunga. No? E invece. Kore de yoshi. Aspetta. Aspetta. Qui ci si è guardato. Ah, sì, sono le scale. Quello come non hanno cambiato la serratura e tutto questo. Ma vabbè, beh, ma perché non se ne erano accorti? Dai. Yes. もう少しだ. Ora invece mi sono i cittadini di Camus. Qui sono le scale. Ok. 1370. È vero che anche la prima volta che cosa si sicura, se c'è cosa si sia. Se te lo ricordi? Sì. Sta un po' cagando addosso la sigla. せやの妹だな。もう大丈夫だ。助けに来た。ヤガミ。やろ、いつの間に。その子解放しろ。今すぐにだ。解放？なんのこっちゃ。この通り縛ってるわけでもない。いつでも好きに帰れるやんか。ああ、なるほど。あんたらも仇の監禁はやばいと思ったわけか。 裁判の間だけしのげたらいいんだもんな。考えたね。べ。けど、それじゃ言い訳にならない。は?縛って拘束する行為だけが監禁じゃないんだよ。もうちょっと勉強しな。やかましい!ちなみに、逮捕、監禁罪は 3ヶ月以上 7年以下、当然怪我までさせたらもっと長くなる。 その時は殺して薬で溶かしたるわ。死体が出んかったらそれでしまいや。ふん。はい、脅迫罪。また一個罪重ねたの。
クソが。おう、このガキ、口利けんようにそれ。Ah, siete sicuri? Vabbè. Okay. Dopo che posso mettermi. Ah cazzo, non mi ha dato dopo. No! Grazie. Questo si chiama riarredare l'appartamento. Ah, sì, ma bisogna tutto. Ta-da! Iko. Soko ni ore ya, Yagami. Murase-san. Na mo ii daro. Kore ijo sawai demo nakimin no antara dake da. Hamura ni aribai ga aru. クメをやったのは別の人間だ。だから聖夜の証言止めんのに、あんたらが体張る価値はない。なら、クメは誰がやったんや。それはまだわからない。ただ、ハムラならそれを知ってる。あいつは真犯人とグルだったはずだ。なんやと。Lo sto chiudendo, proteggendo probabilmente. 事件の夜、クメはアムールを出てからあんたに連絡するでもなく姿を消してる。その後は町中の防犯カメラにも映らず、目撃証言もない。俺が思うに、クメはアムールから解放されなかった。ハムラから真犯人に引き渡されたんだよ。そしてハムラがサウナでアリバイを作ってる間、真犯人は別のどこかで君を殺し、その目をえぐり出した。オムラ、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 オ大の大人が何人も集まってやる仕事か。ふん、分かったわ。いいけや。今日は探偵さんの度胸を褒めといたる。どうも。Infatti era certo, cascintani。防犯映像の中で僕を殴っているのは、今この法廷にいる。松金組の羽村さんです。思い出しました。間違いありません。では先ほどの発言は撤回されますね。はい、すみませんでした。裁判長、この証人の発言には全く信憑性がありません。弁護人、いかがですか。証人に動揺があったことは認めます。ですが初めての法廷に対する緊張は誰にとっても十分理解できるはずです。今弁護側は証人の信憑性に疑う。Effettivamente la prima volta che vai in tribunale non è che sei proprio allegrissimo. スターダストというカムロ町のお店、つまりホストクラブですね。証人はこちらに何年お勤めでしょうか。大体2年です。そのわずか2年の間にあなたは女性客との間にいくつかトラブルを抱えていますね。
何？何の話？あなたは複数名の女性客に結婚をちらつかせてはいませんでしたか？それも多額の金品を貢がせた時にはすぐにでも結婚できるような素振りを見せる。調子のいいことを言って女性を喜ばせるが、具体的な話になるとさっきのように前言を翻す。そんなあなたへの訴え、相談が把握しているだけで消費者センターに5件寄せられていました。そうやって巧みに人の心を誘導する証人の言葉に信憑性があるでしょうか？証人の裏付けだけであの映像の人物を被告人とするには不十分ではないでしょうか？であるならば、やはり被告人のアリバイは成立しません。以上です。弁護人から何かありますか？言葉の信憑性という点について一つ検事にお聞きしたいことがあります。はい。その前に先ほどの防犯映像を犯行時刻より数日後まで早送りしましょう。くしくもその日は検察が本件の起訴を決定した日でした。今映ってるのはあなたですね、検事。ええ。そして行っていたのは防犯映像に映っていた被告人と証人の行動の再現でしょう。違いますね。いや。だとするとおかしいですね。検事は先ほどサウナ周辺の防犯カメラ映像を一切確認していないとおっしゃった。でも映像を確認せずに証人の行動の再現など不可能だったはずです。Esatto, come mai non sapevi? またご自身でもその周辺の確認には行っていないとおっしゃった。でも実際に行かれておられます。なぜそんな嘘をついたんですか？嘘なんかじゃ。事件当夜のこの映像は見ての通り必ずしも鮮明とは言えません。だからもしも検事がここに映る人物を被告人ではないと明確に否定したのなら話はわかります。でもあなたは否定するでもなくわざわざ映像を確認していないと言った。おそらくあなたは映像に映る人物が本当に被告人だったかもしれないと思ってしまったのでは。少なくともその可能性を否定しきることができなかった。だから嘘をついた。違います。あなたのその言葉に信憑性はあるでしょうか？あなたは先ほど堂々と嘘をついたんです。そして残念なことに今この法廷で被告人の有罪を主張しているのはそんなあなたの言葉だけなんです。被害者の久米が殺害された時刻、ho sentito uno schiaccio di merda, no? No, il schiaccio mi faceva strano lo sguardo di lui. 防犯カメラに映っていた映像と羽村本人の証言、聖夜の証言は矛盾なく並び立ち、アリバイが成立した以上、羽村は久米殺害犯ではありえない。主文、被告人。Cioè uno lo dichiara colpevole, scommetti? 無罪。あの。Strano, sai? だから判決の理由を述べますので、被告人は座ってください。判決は正しい。ハムラは確かに。あ、qualcosa gli daranno perché qua ha picchiato un tipo e roba del genere. ただし、その協力者ではあったはずだ。ま、non ha ucciso, tanto meno. Sì, infatti, deve pagare, ma per quello che ha fatto. 闇に消えた。Quindi sicuramente verrà pagato per violenza e tutto.Sono stracurioso. Io comincio a pensare. Sì, l'abbiamo visto, noi lo conosciamo, l'assassino. Sicuro, quando fanno così vuol dire che l'hai già visto. A me mi sta sorgendo un dubbio. Ora, lascia che l'ombra non è detto che sia proprio quello che ti fa già vedere. Io ho paura che siamo noi l'assassino. Abbiamo una doppia personalità.
Sai perché mi viene in mente questo? Per la copertina del gioco. Ah, che siamo diventati noi un pazzo. Che ci siamo rotti.事件が白黒つくまで追いかける課は全部こっちの勝手だ。狭い町で商売するからには弱小探偵事務所にもメンツってもんがある。つまり羽村やモグラにコケにされたまま終わる気はないってこと。 La talpa? Quello che però adesso che lui conosce chi è stato. Yagami-san. Desu yo ne. O genki sou da. Kamuro-chou no tantegyo wa junchou desu ka? Chi è lui? Anta mo bōchō ni kiteru no wa wakatteta yo. Kedo, aisatsu suru giri wa nai nde ne. Atashi wa journalist toshite anata no koe o kikou to shita dake desu. Nani mo kōjintekina urami ga atta wake ja arimasen. Giornalista? Quello che come minimo gli avrà distrutto la carriera. Satsujinki o no ni hanatta inchiki bengoshi. Ore ga dou shuzai ni kotae you ga anta no kaku kiji wa itsumo issho datta. Wasurenai de kudasai. Anata ga no ni hanatta satsujinki ni kawaii musume o yaki korosareta goizoku. Karera wa ima mo kurushimi tsuzukete imasu. Sore nano ni masaka mata hōtei ni modotte kuru tsumori janai deshou ne, Yagami-san. Dare mo sonna koto wa itte nai. Sou desu ka. Sore nara kekkou desu. Quanto gli piacerebbe spaccarle la faccia, ma non può farlo, eh? Questa prima parte è stata fighissima. Guarda, giusto. Vabbè. Noi abbiamo fatto solo il primo capitolo. Yeah. Della solo un int, però. 2018. Ma 関西から進出中の極道たちが次々に殺され、その目をえぐり出されていた。かつて弁護士だった神室町の探偵八神隆之は容疑者のアリバイを証明し、だが同時に真犯人の存在を僕間近に感じた。名もなきその殺人鬼に八神はモグラとなった。ラタルパ。 Sì, ma mi sta affascinando, ripeto, come poliziesco per ora è molto leggero, molto semplicistico e semplice. Però di solito quando è questo per dire che c'è qualcosa di più grosso e complicato dietro, che però te lo stanno facendo vedere spudoratamente. Sappiamo che c'è due macro casi per ora a Kyoto. Siamo a Kyoto o a Tokyo qui? Allora, ha detto prima Akamurocho. Ce n'è due grandi, che una è quella che stiamo vedendo, l'assassino che cava gli occhi a quanto pare con un punto di ghiaccio, quindi si può quasi basic instinct. E poi c'è un altro che è una banda di ragazzi o comunque giovani che vanno a giro mascherati e fanno parture, ma rubano dei ladri e si divertono a prendere per il culo la polizia. Demo aizu wa sono koto o mamma to kakushi kitta mamma. Per ora stiamo facendo questo qui dell'assassino. Ore ra o koke ni shite kureta. Kari wa kicchiri kaesanai to na. Oh. Yaru nara tokoton yarou ze. Kane ni wa naranei kedo. Sou iu na tte. Daitai kashira wa nande mogura no koto kabau nda? Heta suriya jibun ga musho ni buchikomarete taro. Saa ne. Mada hotondo nan ni mo wakatte nai nda. 俺らはまずモグラを知る必要がある。だからここに来たんだろう。モグラの最初の犠牲者はこの場所で見つかったんだ。
Beh, ripeto, sono Yakuza. Ripeto, è qualcuno che è veramente stretto vicino. Perché ok della famiglia, ma non rischierebbe così tanto. È ancora qualcuno di un proprio importante. Ma dai, sono all'intro tipo 4 giorni di gioco, buono, sì. Meva egurarete, asagata, shitai hakken no tsuhou ga atta. Mashiba wa doko de donna pose de taurete taro? Ya, netto no jōhō ja soko made dete ne. Sokka. Sore ja shirabe yō ga nai na. Na, keisatsu datte mogura wo sagashita hazu da ze. それでも見つけられなかった。俺らだけでやれんのかね。やれるかどうかじゃない。やるしかないんだよ。出なきゃコケにされたままだ。なるほどな。わかったよ。次に第二の犠牲者が出たのは10月とある。場所は。それはプロンセラキル。前回通りの裏路地。これパコ？行ってみるか。いや、そしたら俺一人で。その代わり海藤さんは前言ってた情報屋に連絡取ってくれるか。ああ。やべのパコ。ti ricordo criminal mind? Oddio, c'è anche quelle che passano tipo una settimana. Dipende molto quanto. Quanto è metodico. Esatto. E quanto è no, ti spiego. Quanto è metodico essere lungo il periodo di down. No, quanto è metodico, ma soprattutto quanto è intelligente. Due. No, guarda bene anche Criminal Mind. Di solito fanno passare sempre dei lassi di tempo enorme quelli più intelligenti. Quelli più veloci di solito sono dei pazzi. Non sono psicopatici, sono pazzi. Cioè, loro hanno proprio gusto e tendono a velocizzare sempre più la macchina perché gli manca quella scarica adrenalina. Quelli più preoccupanti sono i serial killer, ma i veri serial killer, i psicopatici, perché sono metodici, fanno passare tanto quel tempo che basta per dimenticarsi le cose, far dimenticare la cosa della polizia, ma tanto il giusto per ricordarsi subito che sei stato tu. E se questo si velocizza, tenderà a fare casino. Grazie. Ok. Ora aspetta. Vediamo un attimo. Dossier. Casi principali. Ora abbiamo questo. E poi c'è la talpa, che non sappiamo chi è. Che questo è sempre l'aumento del caso di lui. Che questo è quello senza talpa. Chi sei? Ah, la vittima. Sono le tre vittime. E ora sappiamo lui che comunque sappiamo che ha a che fare. A parte che sono Yakuza. Ok, che anche questa è fichissima. Quello che mi dà fastidio è che ancora non ci sono i... i casi secondari. Ah, Ganzo. Non li visto. Ecco perché ritroviamo che si gironzolano. Comunque. Ora purtroppo davvero siamo alla fine. Quindi ragazzotti belli, come sempre vi ricordiamo. No, aspetta, peggio Mirko. No, 0-1 è un coso. È vero, ora siamo sotto. È voluto solo tipo 9 ore per fare i propri. Quindi, noi vi ricordiamo che. Ma ovviamente perché noi stiamo anche giocando. Vi ricordiamo che se ci state guardando da Twitch. Abbiamo anche un omonimo canale YouTube dove carichiamo tutta la nostra roba, tutte le nostre live, quindi se qualcosa non trovate qui magari e vi potrebbe interessare lo trovate lì su YouTube. Lì. Ovviamente noi punteremo a giochi nuovi, ma quando non c'è niente punteremo a giochi che abbiamo già portato per metterli là dentro, quindi non perdetevi. Viceversa, se state guardando questa live, questo prodotto su YouTube, vi ricordiamo che abbiamo un omonimo canale Twitch dove siamo in live specialmente la sera dalle 20 alle 22, dove ci sono tutti e facciamo quello che avete visto fino adesso. O per qualsiasi voglia, sia su commenti o dove pare voi, chiedete qualsiasi cosa, tanto o su canale trovate comunque tutte le info che vi interessano. Noi siamo disponibili sempre, ma come sempre ragazzi, come dico sempre, grazie a tutti per averci seguito, per il supporto e alla prossima. Ciao ciao.